veramente gigante. È buona, è buona, è buona. Cos'altro si può aggiungere a queste fantastiche immagini? Penso poco, poco o nulla. L'escursione al Crete ha rappresentato per noi qualcosa di magico, di speciale. È stata bellissima già dall'inizio, perché comunque sia questo sentiero che si inerpica per la montagna attraverso ruscelli, cascatelle e poi questo panorama pazzesco e davvero ti appaga di tutto, della camminata, dello sforzo per arrivare su. Ci abbiamo messo all'incirca 3 ore per arrivare, però ci siamo presi tutto il pomeriggio, quindi senza fretta, anche perché merita, proprio l'arrivare su è bellissimo, ci sono tantissimi scorci, quindi una foto qua, una foto là, e passi tutto pomeriggio arrivando su al rifugio. Poi una volta arrivati su, la vista è impagabile, il posto è stupendo, c'è questo piccolo rifugio incastonato nelle montagne. La cosa bella è proprio quella, che non è uno di quei carrozzoni enormi che si trovano dove ci sono macchine parcheggiate davanti o altro, ci si arriva solo a piedi e quindi è un posto stupendo, magico, frequentato da veri appassionati di montagna, quindi l'atmosfera è diversa, non è così inflazionata e davvero ci ha regalato una bellissima esperienza. Poi i bambini, vabbè, sono rimasti esterrefatti quando hanno visto questi cameroni con questi letti a castello, i cubi tutti fatti, per loro è stata davvero bella. Non ha lo stesso sapore cioè il rifugio è diverso da un albergo, ha un sapore tutto suo, è una cosa completamente nuova, sia per noi che soprattutto per i bambini, non ci credevano proprio. Poi dalla finestra si vedevano queste vette imponenti, qualcosa di bellissimo. Addirittura la mattina dopo, proprio la piccola è voluta salire anche su al bivacco, c'è un bivacco lassù, e un'altra piccola escursione di 40 minuti, scarso un'oretta, 40 minuti, 50 minuti, qualcosa del genere ci vuole per arrivare sul bivacco, e anche lì è ancora più bello perché ti si apre questa vallata proprio tra le vette, addirittura noi siamo stati la seconda settimana di luglio, c'era ancora qualche nevaio. Quindi davvero bello. Per il resto non lo so, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa scrivetemi sotto oppure contattate il rifugio, sono gentilissimi e iper disponibili. Se avete dei dubbi andate tranquillamente, il percorso è semplice, è affrontabile tranquillamente senza attrezzatura particolare. Noi siamo andati su con l'abbigliamento normale, un po' d'acqua te la porti dietro con una bottiglietta, la puoi prendere giù dove lasci la macchina. E poi per il resto, davvero, godetela, perché davvero ne vale la pena, davvero stupendo. Il posto merita tanto, tanto, tanto. Dai, alla prossima. Un salutone, ciao.